Buongiorno a tutti. Questo è un video in collaborazione con una bellissima e dolcissima ragazza. Trovo sia una persona molto preparata e io amo il suo dolce modo di fare video. Felicemente vi presento Elena T e vi rimando al suo video. Per una base fresca ma abbastanza coprente, applico una BB cream stendendola con un pennello a setole fitte. Con un correttore coprente vado a correggere le piccole discromie che la BB cream da sola non è riuscita a coprire. Per quanto riguarda il contorno occhi, vado con un correttore fluido idratante, sfumandolo sempre con un pennello a setole fitte. Faccio il contouring con un marrone freddo in crema sfumandolo per bene. Fisso la base con una cipria finissima in HD. Applico un velo di blush rosato sulle gote. Intensifico il marrone freddo con uno in polvere non troppo scuro. Ed applico un illuminante che non è né in crema né in polvere. Dopo aver applicato un velo di primer occhi, applico una matita burro tendente a rosa poco sotto il sopracciglio e sulla palpebra mobile sfumandola con il polpastrello. Applico un pigmento panna con riflessi rosa solo sulla prima parte dell'occhio. Sulla restante parte della palpebra applico Chiffon, che è un ombretto rosa molto tenue opaco di Neve Cosmetics. Applico un viola acceso nella piega sfumandolo per bene. Ed adesso il protagonista di questo make-up, l'eyeliner blu elettrico. Faccio una riga bella allungata. Con un ombretto nero opaco vado ad intensificare la piega palpebrale e poco al di sopra ho applicato un pizzico di ombretto arancio che purtroppo nel video non si vede. Con una matita viola waterproof bordo l'occhio nella parte inferiore dell'occhio. Pennellino angolato sottile, allungo la parte iniziale distaccandola dall'attaccatura delle ciglia. Sfumo con un pennellino a penna ed applico al di sopra lo stesso arancio applicato precedentemente. Applico una matita burro nella rima interna dell'occhio. Applico ciglia finte mini solo nella parte esterna e abbondante mascara allungante. Ridefinisco le mie sopracciglia con una matita per sopracciglia tendente al rosso. Thank you.
applico questo rossetto viola freddo completamente matte e dal centro lo stesso pigmento con riflessi rosa applicato sugli occhi all'inizio. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, io mando un grandissimo bacio alla dolcissima Elena e vi auguro una buona serata, ma soprattutto vi invito a vedere il suo video. Un bacio e alla prossima! Parlarvi del Full Lips, ossia questa grandissima novità che avrete visto sicuramente.